Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Quella che stiamo raccontando è tutta un'altra storia. L'ex presidente del Consiglio Aldo Moro fu ucciso perché si opponeva alle politiche pianificate dal Bilderberg per il suo paese. O lei interrompe la politica intrapresa in Italia o pagherà un prezzo personale molto alto. L'Italia e l'Europa di oggi non sono ridotte così come effetto collaterale della morte di Aldo Moro. Ma la morte di Moro serviva specificatamente a questo scopo. E questo l'obiettivo sul quale le Brigate Rosse si muovono al momento in cui avviene il rapimento. Questa forza dove la vogliamo collocare? Oltreoceano? Beh, l'oceano c'è di destra e c'è di sinistra. Ma sta oltreoceano? Sta oltreoceano. Le BR hanno svolto un ruolo secondario di mascheratura dell'operazione. Il ruolo principale è stato svolto da un comando venuto dall'estero e coperto dai servizi segreti. Il presidente della DC sapeva dove era detenuto, ma anche tanti altri sapevano. Vi è un elemento indicibile: la scoperta del prigioniero e l'impossibilità di salvarlo. Giovanni, il figlio di Aldo Moro, mi confermò di aver saputo direttamente da Nicola Lettieri, il sottosegretario che seguiva le indagini, che il padre e i suoi carcerieri erano stati individuati a Palo Laziale, in una villa sul litorale a nord della capitale. Entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che pure non si può ignorare, la ragione di Stato. Soprattutto questa ragione di Stato, nel caso mio, significa che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in questo stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. C'è il cerchio di chi lo tiene rapito e c'è il cerchio di chi rappresenta una sorta di cupola strategica. La frase che ricordo distintamente è: Moro vivo non serve più a nessuno. Cossiga piangeva mentre Andreotti pronunciava questa frase. Noi sapevamo, quello che io prima chiamavo la cupola strategica, di essere un paese la cui struttura dei servizi era una struttura sotto sorveglianza, sotto tutela. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento domenicale e benvenuto al nostro graditissimo ospite di questa sera, attore, documentarista, regista del film Non è un caso Moro, di cui abbiamo appena visto uno dei trailer. Davvero con gratitudine lo presento. Tommaso Minniti, benvenuto. Ciao, grazie a te. La gratitudine è tutta mia e il saluto va a tutti quanti voi. Proprio in questi giorni, 45 anni fa, si stava svolgendo il martirio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, padre della patria, uno dei più grandi statisti
forse il più grande che ha avuto la storia della nostra Repubblica Italiana. Un martirio, lo sappiamo bene, iniziato il 16 marzo 1978 in via Fani, quando venne rapito a seguito di un agguato durante il quale vennero uccisi i 5 uomini della sua scorta. Un martirio durato 55 giorni e conclusosi, ahimè, tragicamente il 9 maggio in via Caetani, quando il corpo di Aldo Moro venne restituito allo Stato, crivellato di colpi nella tragicamente famosa Renault 4 rossa. Ecco, Tommaso, il tuo film si basa sulla inchiesta giornalistica di Paolo Cucchiarelli, che è confluita in questi due volumi, e li metto a schermo, Morte di un presidente e L'ultima notte di Aldo Moro, rispettivamente del 2016 e del 2018. Chi guarderà questo film per la prima volta avrà la sensazione di vedere qualcosa di mai visto, di inaudito, di indicibile, perché questo film racconta una storia che è completamente differente rispetto a quella che ci è stata tramandata, che ci è stata insegnata, che è stata divulgata nel corso dei decenni. Però va anche detto che questo film non dice nulla di nuovo o di diverso da quello che è stato comprovato dalle carte processuali, dalle inchieste, dalle perizie. Ecco, io prima di scendere nel dettaglio vorrei, sottolineando il coraggio che anima questo film, che è un film indipendente, è un film libero da ogni condizionamento anche di mercato, vorrei chiederti: qual è stata la scintilla che ha portato te e Paolo a realizzare un'opera di questo tipo? Poi scendiamo nel dettaglio, nei contenuti. Sì. Dunque, la scintilla che avrà portato Paolo a realizzare la sua inchiesta poderosa è essenzialmente, per me che oramai ho imparato a conoscerlo, una necessità di adesione alla verità. La scintilla che ha mosso me a incontrare alcune persone, a telefonare alla stessa Maria Fida Moro, a conoscere Paolo Cucchiarelli e la sua inchiesta, è sostanzialmente la necessità di un'adesione alla verità, che viene da campi diversi. Lui giornalista, parlamentarista, quindi che per 30 anni e oltre è stato dentro il Parlamento, io da uomo di teatro, quindi con la necessità intrinseca al mio mestiere di fingere, non nel senso di mentire, ma di raccontare una storia che possa alludere al mondo che la guarda fuori e quindi che sia potentemente istruttiva sul come vivere e sul come interpretare le cose che capitano nella nostra vita. Quindi la necessità per entrambi è stata questa. La scintilla, come ti dico, è stata nel 2018, i 40 anni dalla morte di Aldo Moro. Io che comincio a, diciamo, leggendo varie cose, ascoltando interviste, eccetera, eccetera, comincio a capire che gratta gratta sotto questa vicenda terribile, anche umanamente molto amara, e poi magari diremo perché, si nascondeva un segreto importante della storia della Repubblica Italiana. Cioè, quel 9 maggio 1978 in realtà è la data della morte cerebrale della Repubblica Italiana. Una Repubblica Italiana che poi successivamente è definitivamente morta, ma grazie alla copertura che da varie parti è stata attuata, messa in atto, l'inumazione dell'Italia è avvenuta clandestinamente, cioè gli italiani vivono in una sorta di tomba politica, storica, civile, ma non se ne sono mai accorti, ma nessuno ha detto loro che osso per osso la Repubblica Italiana veniva inumata e messa sottoterra. Quindi, come dici tu giustamente, questo il film e l'inchiesta di Paolo non si basa su congetture segrete o chissà quale fonti nascoste, si basa su riscontri di vario genere che nell'immediato erano già emersi e che poi naturalmente attraverso la copertura della Ragion di Stato, nel mentre che si infittiscono, vengono anche sommersi. Per cui a 40 anni dalla morte di Aldo Moro nessuno, quasi più nessuno in Italia conosce un barlume, un atomo di verità. L'inchiesta di Paolo e poi successivamente questo film hanno forse l'unico merito di
dire, io sono riuscito a dire tutto quello che avevo capito, Paolo evidentemente anche nella sua inchiesta, e questo oggi ha un valore di mercato pari a zero, perché quando tu butti lì la verità sul banco, oramai l'hai buttata, quindi nessuno ti pagherà più nulla, mentre se tu ne trattieni il 20, 30, 40, 50% ti viene pagato quanto tu trattieni di verità. Quindi valore di mercato zero o poco più, anzi quel poco che è il tanto che la gente sta mettendo quando viene al cinema a vederlo, quando acquista il film. Valore storico, secondo me, pian piano si capirà, abbastanza inestimabile, perché compresa questa storia a catena si possono comprendere tante storie che in Italia sono accadute, da ultimo ovviamente le vicende della contemporaneità, di uno scivolare lento del nostro paese, della nostra gente, che disperatamente non sappiamo più dove aggrapparci. Aggrapparsi a un evento così eclatante della nostra storia sarebbe quindi già moltissimo, e questo noi tentiamo di offrire con questo film. Sì, tra l'altro Paolo Cucchiarelli è uno dei più grandi giornalisti d'inchiesta italiani, ecco, questo è giusto sottolinearlo, ma c'è un aspetto che andrebbe evidenziato ulteriormente, che nella vicenda Moro, e poi andiamo, come dicevo prima, un po' a scandagliare tutti gli elementi, c'è proprio una perfetta rappresentazione della distanza fra quella che è la rappresentazione politica della vita del paese che viene elargita al popolo e quella che è, come giustamente la chiamavi tu, la ragione di Stato, cioè l'interesse nazionale e, ahimè, sovranazionale, no? Perché chi ha studiato, chi ha vissuto tutta la vicenda Moro ricorderà perfettamente della cosiddetta linea della fermezza, cioè di questo rigore che veniva distribuito al popolo, con cui lo Stato italiano si vantava di appunto non scendere a patti con questi terroristi, con questi criminali che avevano rapito il presidente della Democrazia Cristiana. In realtà, e questo è già un aspetto che il tuo film mette bene in evidenza, non solo tutti sapevano tutto, ma le trattative furono tantissime, perché trattò il Vaticano, trattò lo Stato, trattò il Partito Socialista, trattò la malavita che cercò di rendersi utile anche per liberare il presidente Aldo Moro. Quindi già qui vediamo una rappresentazione attualissima di quella che oggi è la realtà che possiamo toccare con mano tutti i giorni, cioè uno iato incredibile tra quello che è e quello che appare. Sì, 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 io dico sempre, in fondo ultimamente mi hanno chiesto, ma insomma Andreotti, si può condannare Andreotti? Io dico semplicemente, Andreotti è stata la voce della ragione di Stato, cioè uno di quelli che più di tutti fino all'ultimo ha protetto la ragione di Stato. Quindi è chiaro che la condanna poi sarà una condanna storica, non poteva essere una condanna in sede di giudizio penale. La condanna sarà una condanna storica, ma bisogna sempre considerare che questi personaggi, Andreotti per esempio, Cossiga, che secondo me è la figura più tragica, erano lì, erano al potere e quindi in qualche modo erano i guardiani della ragion di Stato. Non c'è da stupirsi che la ragion di Stato sia così distante dalle istanze del popolo, che si esprimono sostanzialmente in quel mesetto di campagna elettorale che lo Stato mette a disposizione dei cittadini, tra virgolette. Non c'è da stupirsi, perché mentre la ragion di Stato è quella selezione di obiettivi che effettivamente, realmente, uno Stato o un sovrastato si impongono di realizzare anche sulla pelle del popolo, poi le istanze popolari invece sono quel torrentello, diciamo, che parzialmente emerge, diciamo, ma che non porta la vera e sostanziale acqua a quella terra. L'acqua sostanziale delle ragioni per cui uno Stato prende determinate scelte è espressa dalla ragion di Stato, e quindi la ragion di Stato si muove secondo logiche di geopolitica che ovviamente non sono palesi,
si muove anche attraverso l'agire dei servizi segreti, che se si chiamano segreti è perché certe cose al popolo non possono essere dette. La cosa tragica è che in Italia non è stato possibile dire, e tuttora, altrimenti questo film andrebbe in prima serata, tuttora non è possibile dire il perché il padre della patria, colui che è l'unico che aveva in mente il disegno strategico fondamentale per superare il dopoguerra italiano, con tutti i frutti, i marci di Yalta, del Trattato di Parigi, quindi del perché questa persona, questo statista, sia stato sacrificato. Non lo si può dire perché è una ragione che riguarda potentemente la necessità che questo sovrastato possa sopravvivere. E quindi naturalmente a questo contribuiscono non solo i politici del tempo e di oggi con una certa insipienza ovviamente, non solo il giornalismo di ieri e di oggi con altrettanta insipienza, ma tutto quel mondo intellettuale che io ritengo avere una colpa enorme, gravissima, perché il mondo intellettuale regge quella barriera di silenzio che consente ancora oggi al superstato di selezionare degli obiettivi paurosamente contrari alle istanze del popolo e che determinano poi delle scelte che non si capisce da che cosa vengano fuori. Se tu pensi agli ultimi 3 anni cosa è accaduto in Italia e nel mondo, e se tu lo ragioni con una certa dose di logos, ti chiedi come è stato possibile che lo Stato aderisse a certe logiche. È possibile perché evidentemente gli interessi del popolo non rappresentano questo fiume carsico della ragion di Stato. La ragion di Stato oramai, soprattutto nei paesi democratici, soprattutto nei paesi dove la democrazia non si è mai compiuta come il nostro, anche perché hanno ucciso Aldo Moro, in questi paesi la ragion di Stato è incredibilmente lontana da qualsiasi interesse popolare. Quindi questo film in qualche modo ci aiuta a ragionare anche su questo, cioè chi ascolta e vede questo film, quindi la storia di come lo Stato ha contribuito e ha dovuto tacere la morte del suo statista, ci fa rendere conto di come si debba mettere in discussione a catena, a cascata, tutto, altrimenti cadiamo in una trappola di tipo storico e prima o dopo da questa trappola naturalmente usciremo morti, come popolo, come società, come collettività, come individui singoli e come istituzioni. Sì, forse non siamo ancora morti, ma non stiamo nemmeno troppo bene, direi. Tra l'altro di questo film ho apprezzato tantissimo le atmosfere, il taglio chiaroscurale, questa ricerca della levità, questa ricerca della delicatezza. Spenderei anche proprio 2 parole per la musica. Johannes Bickler, il compositore che ha scritto la colonna sonora, direi che è perfetta, è una musica che potrei definire etica, come etico è questo film. Senti Tommaso, ci sono 3... Guarda, perché semplicemente avevamo tutti lo stesso intento. Anche Johannes è una persona che lo fa in musica, ma ha una necessità... anche con poco, questo film è stato fatto veramente con pochi soldi, sì. Quindi se la necessità non è quella commerciale, automaticamente la necessità è altra, e quindi nella musica si sente, si percepisce che la necessità anche del compositore era altra. Ma non è facile riuscire a riunire un consesso di individui che remano tutti nella stessa direzione con la stessa intensità, questo ovviamente è un ulteriore merito che ti va ascritto. Grazie. Ci sono 3 pilastri, direi, in questa storia che il film va a sviscerare, a smontare pezzo per pezzo. Io partirei dal primo, cioè chi era veramente il protagonista di Via Fani, perché ci hanno raccontato e hanno fatto credere agli italiani che 4 anarcoidi armati così di tutto punto potessero compiere un'azione che aveva un taglio marcatamente militare, cioè soltanto un comando d'assalto poteva compiere quello che è stato compiuto in Via Fani il 16 marzo del 1978. E infatti,
dalle carte, dalle indagini, dopo 45 anni che cosa emerge? Emerge che le Brigate Rosse c'erano, ma svolgevano essenzialmente una funzione di copertura. Una copertura di chi, Tommaso? Dunque, in Via Fani, ti dico solo questo, che Paolo sta lavorando a un terzo libro. E il terzo libro avrà come fulcro Via Fani. Ok, quindi già su questo, diciamo, da questo si capisce che in Via Fani c'è ancora un problemino aperto, diciamo. In Via Fani c'era l'universo mondo. In Via Fani probabilmente avviene una dinamica che è simile a quella che avviene a Dallas per Kennedy, cioè più posizioni di tiro. Ovviamente la versione ufficiale è una menzogna patente, evidente. Non è possibile che una tale concentrazione così precisa di fuoco, una tale operazione così chirurgica, così chirurgica e ben riuscita sia stata realizzata da appunto quattro ragazzotti che si allenavano in una villetta di Velletri. Ci sono delle presenze, ci sono presenze anche di veicoli che indicano la presenza di soggetti, la presenza del cosiddetto secret team, e quindi per esempio di Carlos lo Sciacallo, ovvero di un soggetto addestrato nei campi di addestramento in Libia, gestiti da soggetti fuoriusciti dalla CIA ufficiale. E quindi di questi soggetti, eccolo qua, si trovano le tracce, così come si trovano le tracce di questo velivolo che parte dalla Libia e che improvvisamente atterra a Roma e immediatamente dopo il colpo riparte. Questo per dire che ci sono ovviamente anche tante testimonianze, c'è una certa dinamica, c'è un gioco di bossoli che sono stati spostati da un lato, cioè dal lato destro, per essere identificati nel lato sinistro. Quindi c'è qualcuno che nel lato destro del corteo di auto, dell'auto di Moro, viene evidentemente protetto dallo Stato. Quindi noi mettiamo in evidenza questo, mettiamo in evidenza alcune testimonianze, ma certo è che Via Fani probabilmente richiede ancora un certo lavoro di approfondimento. Sicuramente c'è stato qualcuno che ha ingannato, per esempio nell'auto di Moro, l'autista e il caposcorta, che vengono attinti in modalità così diversa dall'auto dietro, per cui si ritiene, e lo ritengono anche i familiari di Moro, che siano stati ingannati dalla presenza di qualcuno che ritenevano essere amico. Quindi la presenza di qualcuno che probabilmente fingeva di essere un'auto di protezione e si rivela un'auto trappola. Questo è quanto. La cosa fondamentale che Paolo ribadisce sempre anche nell'ultimo dibattito che abbiamo fatto a Vittorio Veneto è che Moro era in Via Fani. Ci sono troppe testimonianze in tal senso che in qualche modo contraddicono l'ipotesi che Moro sia stato prelevato nella chiesa. Ma certamente questa azione non è stata fatta, sicuramente i 49 colpi di mitra non appartengono al povero Bonisoli, che tra l'altro quando viene intervistato da Zavoli e anche in altre occasioni si interrompe e piange, guarda caso sempre nel momento in cui deve raccontare cosa ha fatto in Via Fani. Perché? Perché probabilmente se chiedessero a me cosa ho fatto in Via Fani potrei inventare delle balle per 10 secondi, ma poi dovrei fermarmi. Certo. Quindi quando qualcosa è una bugia patente, come lo è la versione ufficiale su Via Fani, ovviamente non è possibile raccontarla giusta. In Via Fani c'erano tutti, c'erano i servizi segreti del mondo intero, perché a tutti quanti faceva comodo che Moro fosse fatto fuori. Noi diciamo cerchiamo di ricostruire come tutti i servizi segreti sapessero, quindi l'operazione Via Fani era un'operazione che andava fatta. Moro, se poteva essere salvato, poteva essere salvato dopo Via Fani, ma quell'operazione
è un'operazione che aveva il nulla osta d'oltreoceano e quindi nessuno ha potuto impedirla. Io dirò qualcosa di più, che Moro conosceva quasi il suo destino, non solo perché viene minacciato da Kissinger, non solo perché gli ambienti dell'establishment americano lo avvertono, ma anche perché lui sa finanche il giorno prima che si sta preparando qualcosa per lui. Come quando si dice Borsellino sapeva che doveva morire, Falcone sapeva che doveva morire, Moro sapeva che qualcosa era in preparazione per lui. Quindi anche in questo caso io parlerei di un vero e proprio martirio laico, e anche per questo la figura di Moro è una figura che va riapprezzata, soprattutto dopo le coltellate che vengono inferte ancora oggi nei film, negli articoli di giornale. Hanno tentato di ucciderlo in varie maniere Moro, e noi tentiamo di ripristinare una figura, viva Dio, onorevole. Anche sporcando il suo anelito verso l'alto, no? Verso lo spirito, mi sembra. Diciamo che dovrei fare dei nomi di registi che hanno fatto un lavoro che secondo me non è stato corretto. Per esempio, qualcuno che recentemente ha girato la scena di Moro che si confessa. Anche noi la giriamo perché abbiamo le prove che questo avvenne, ma certamente io non mi sono sognato di mettere in bocca a Moro delle parole che soprattutto tradissero il suo anelito cristiano, fortemente cristiano. Moro è andato incontro agli ultimi giorni di rapimento e quindi alla morte con una saldezza che ovviamente un cristiano ha, perché ha presente qual è lo scopo eterno della vita. Quindi non si può uccidere Moro anche in questo. E siccome è stato fatto, trovo che certe operazioni veramente dovrebbero essere perlomeno abbandonate dal pubblico. Beh sì, è sicuramente parlare, cercare di arrivare a più persone possibili, raccontare la verità può essere un buon antidoto. Il secondo pilastro di cui si parlava prima, abbiamo detto appunto tre pilastri, il secondo inerisce alla permanenza di Moro per 55 giorni in un covo, in una sorta di cubicolo. Questo è stato nuovamente smentito in tutti i modi dalle inchieste. Moro è stato portato su e giù per il Lazio in 5 località diverse e non è mai rimasto 55 giorni fermo in un ambiente stretto e angusto come la versione ufficiale ci racconta. Sì, noi abbiamo vari tipi di testimonianze, secondo me la più ricca di conseguenze, se questo film fosse visto in prima serata, è quella di Tina Anselmi, la quale afferma in una sua ultimissima intervista, era già molto anziana, le viene quasi strappato dalla bocca il concetto che Moro era in via Gradoli e che tutti sapevano tutto. Voi immaginate che dichiarazione che può aver fatto un importantissimo ministro della Repubblica del tempo, di allora, come Tina Anselmi. Questa è una dichiarazione che farebbe cadere 18 governi consecutivi se solo venisse compresa e presa in considerazione. Quindi se Moro era in via Gradoli, innanzitutto non può aver passato tutti i 55 giorni in via Montalcini. Probabilmente in via Montalcini non c'è mai stato. A che cosa serve ricondurre tutto a via Montalcini? A nascondere una cosa molto importante, che in realtà tutti stavano trattando, che dopo il terzo giorno Moro viene immediatamente collocato dove era, cioè si scopre immediatamente che si trovava nell'edificio di via Massimi a Roma, un edificio di proprietà dello IOR. Quindi questo grazie a anche un'indagine dei vigili urbani, grazie a informative della Guardia di Finanza, lettere anonime, questo dopo 3 giorni già si sa dove sia Moro e chi lo sta detenendo. Quindi l'altra novità fondamentale di quello che Cucchiarelli porta in luce, che noi mettiamo in scena, è che le Brigate Rosse sono costrette da un piano gestito dall'uomo del Viminale, l'uomo di Kissinger al Viminale, cioè Steve Piesnik,
sono costrette e strette sempre più all'angolo e quindi devono scappare, perché sentono il fiato sul collo dello Stato che monitora la posizione di questi brigatisti e di Moro, ma naturalmente non può intervenire. Quindi i brigatisti passano dal covo dalla prigione di Via Massimi alla villa di Polghetti a Palo Laziale, e ci sono tracce evidentissime, eloquentissime, cioè il corpo di Moro, i vestiti, la Reno 4, i pneumatici parlano. Certo. Le scarpe di Moro, nelle scarpe di Moro, nei pneumatici, sono state ritrovate tracce di elementi vegetali, della sabbia, della terra di Palo Laziale, e poi anche di un'altra località in campagna, e poi anche della sabbia di Fregene, della Salsedine, di filamenti di stoffa che fanno risalire all'ultimo degli appartamenti dove Moro probabilmente è stato prima di essere ucciso. E quindi è tutto un percorso, tutta una via crucis di Moro in quei 55 giorni, in cui le Brigate Rosse vengono strette in una morsa strategica dal Viminale, diciamo, che parte dallo stratega Steve Pieznik. Ecco, lo metto un attimo a schermo, perché questa è, diciamo, questo è una parte del racconto che è clamorosa. Quindi, che cosa è emerso sostanzialmente? Che al Ministero degli Interni, accanto a Francesco Cossiga, c'era questo signore che era un funzionario del Dipartimento di Stato americano. E che funzione aveva questo signore? Cioè, cosa ci faceva braccio a braccio con il nostro Francesco Cossiga? Beh, il povero Francesco Cossiga, che è costretto, come dicevo prima, a difendere la ragion di Stato, nonostante Moro sia un suo padre politico, è costretto a... Sostanzialmente in Italia si capisce immediatamente che dietro il rapimento ci sono gli americani. E quindi l'Italia, che non è un paese sovrano, non può far altro che dire: ok, siccome è un problema che ha origine in America, venite voi a risolverlo, perché noi evidentemente non possiamo risolverlo. Quindi chiamare Steve Pieznik, cioè l'uomo di Kissinger, lo stratega che probabilmente è anche alla base della corsa agli armamenti che ha fatto implodere l'Unione Sovietica, quindi uno stratega raffinatissimo che organizza una strategia altrettanto raffinata per far credere all'Italia e forse anche alle Brigate Rosse che Moro lo avevano ucciso loro secondo loro motivazioni politiche. In realtà convoglia Steve Pieznik, convoglia tutte le trattative che si stavano realizzando in un'unica trattativa imbuto, per poi riuscire a far fallire all'ultimo istante quella trattativa, proprio nel momento in cui sembrava che la trattativa andasse in porto e che quindi l'esito della vicenda fosse un esito positivo, cioè quello della liberazione di Moro. Proprio in quel momento, come ci testimoniano Signorile, l'onorevole Claudio Signorile e Monsignor Fabio Fabbri, proprio in quel momento arriva un intervento tangenziale d'oltreoceano, un intervento autorevole, cioè non opponibile da nessuno in Italia. Nessuno poteva infilarsi nella catena di ordini e bloccare quel comando, per cui Moro viene fatto fuori improvvisamente, laddove un'auto, cioè quella del Vaticano, lo avrebbe portato e liberato dal suo amico Paolo VI oltre Tevere. Quindi questo è un altro degli elementi fondamentali della nostra inchiesta, cioè tutti sapevano tutto, nessuno poteva intervenire, vuoi perché alcuni temevano per la vita in una operazione di liberazione, vuoi che altri non potevano proprio, la famiglia stessa era prigioniera in casa, e vuoi che altri naturalmente erano, essendo la voce degli Stati Uniti, della ragion di Stato, non intervenivano certamente. E l'altra cosa è che Moro viene ucciso proprio nel momento in cui sembra che tutto andrà a buon fine. E questo è il terzo pilastro. Il terzo pilastro, esattamente. Prima di parlare di questo, facciamo una breve pausa. Facciamo intervenire indirettamente Paolo Cucchiarelli, qui ripreso davanti alla tomba di Aldo Moro, che dice delle cose molto, molto interessanti e importanti da ascoltare.
questa tomba non è sepolto un politico, o almeno non è sepolto solo un politico, non è sepolto solo Aldo Moro, ma è sepolta una certa idea dell'Italia, è sepolta una stagione politica, è sepolta una certa idea della Repubblica Italiana. In questa tomba sono sepolte molte speranze che sono andate deluse, molte possibilità che sono state stroncate, molte certezze che sono state spezzate. Questa non è solo una tomba, è un pezzo d'Italia che è morto, è un pezzo d'Italia che non c'è più, è un pezzo d'Italia che non ci sarà più e non ci potrà mai più essere. Ecco perché è importante venire a Torrita Tiberina, dove siamo, perché qui è sepolto il presidente Moro. Perché nessuno vuole mettere le mani in questa vicenda per andare fino in fondo e tutti si fermano ben prima della verità. Ecco, nel cadavere di Moro, dagli esami autoptici, non si trova sudore, non si trova adrenalina, si trovano altresì tracce di nicotina. La condizione generale, anche muscolare, è ottima. Quindi tutto ciò fa dedurre, e qui veniamo al terzo punto, che Moro non immaginasse affatto, non avesse capito, non pensasse che di lì a poco sarebbe stato ucciso, perché Moro si aspettava appunto la liberazione al termine di questo calvario. Però quello che emerge, anche appunto osservando il tuo film, è che proprio all'ultimo avviene questo intervento dall'esterno. La cosa ancora più importante da sottolineare, che colpisce l'immaginario, forse non è la più importante, ma veramente colpisce l'immaginario, e che qui le Brigate Rosse non c'entrano più, cioè le Brigate Rosse hanno già dato via al prigioniero, che è stato preso in consegna da chi? Ecco, noi focalizziamo, e ci sono dei motivi ben precisi per cui lo facciamo, c'è un intero memoriale del giornalista Ernesto Viglione, il quale parla con Giustino De Buono. Giustino De Buono è un 'ndranghetista sui generis, cacciato dalla Legione Straniera per eccesso di violenza, ed è un uomo dell''ndrangheta che probabilmente è lì per custodire Moro, non per ucciderlo. Questo è molto importante. Le Brigate Rosse non possono permettersi di venir catturate in un eventuale doppio gioco da parte dello Stato, quindi a un certo punto consegnano Moro per essere rilasciato, perché venga rilasciato. E quindi devo dire che in realtà non solo manca l'adrenalina, manca il sudore, ma tutta la dinamica dell'uccisione di Moro, e quindi tutte le prove che noi abbiamo, balistiche, fotografiche, autoptiche sul corpo di Moro, indicano che la dinamica dell'uccisione non sia affatto quella sciocchezza che non regge di Moro avvolto nella coperta, steso nel bagagliaio della Renault 4 e lì crivellato di colpi da Moretti. Questo non è possibile per varie situazioni di fatto che sono assolutamente comprovate e che noi con estrema dovizia di particolari mettiamo una dopo l'altra. Quindi dimostriamo senza alcun dubbio, suffragati anche dalle testimonianze di Monsignor Fabbri e l'onorevole Signorile, che sono stati due veramente, ci hanno offerto due testimonianze fondamentali, storiche, inestimabili anche queste, dimostriamo che Moro era in attesa di essere liberato e quindi era seduto sul sedile posteriore, non era affatto nel bagagliaio in attesa di essere condannato, che fosse eseguita la sentenza di condanna dei brigatisti.
nonostante che nei film che presentano ancora oggi c'è la sventagliata di Mitra sopra la coperta. No, non regge neanche per un secondo questa ipotesi, non regge in nulla, e chi guarderà il film se ne renderà conto con dovizia di foto e di perizie. Moro stava in attesa vestito di tutto punto nel sedile posteriore sinistro della Renault 4, se non che c'è questo intervento che l'onorevole signorile chiama intervento tangenziale, che determina l'improvvisa morte di Moro, senza che neanche lui se l'aspetti più a questo punto. Questo naturalmente ci fa capire il perché da 45 anni stiano raccontando che Moro è stato ucciso nel portabagagli della Renault 4 con la sventagliata di Mitra, perché attraverso questa impalcatura palesemente falsa stanno nascondendo il movente, il mandante, cioè la vera dinamica dell'uccisione di Moro, che noi mostriamo nella parte fiction non certo per compiacerci di un atto così efferato e drammatico, ma perché gli italiani non conoscono ancora la vera azione che ha determinato la morte del loro statista e quindi della Repubblica Italiana. Quindi siamo stati costretti a farla vedere. E devo dire, è la prima volta che io ho autorizzato qualcuno a stoppare le riprese. Cioè, in quel frangente di riprese Paolo Cucchiarelli aveva l'autorizzazione di fermarmi in ogni istante se l'attore che impersonava Moro non si muoveva giustamente, perché Moro, che subisce questa l'uccisione, i colpi della Scorpion, si muove in un determinato modo, e questo è ripreso nei riscontri autoptici e balistici, e quindi noi dovevamo aderire a quella verità di cui parla il corpo di Moro, di cui parla la Renault 4. E è sulla base di questa che noi abbiamo ricostruito la vera dinamica della morte di Moro, il quale all'ultimo anche lui crede che sarà liberato. Ma questo non è possibile, perché la strategia di Pieznik e quindi del mandante sostanzialmente è stata quella di far illudere tutti quanti, comprese le Brigate Rosse, che anche loro credono oramai nella liberazione, probabilmente non tutte le Brigate Rosse, non tutte le Brigate Rosse, perché dentro c'è ancora Moretti, dentro la Renault 4. Ma evidentemente l'ordine che arriva alla fine è il compimento della strategia del mandante, il quale fa capire a tutti gli illusi che si sono prodigati nelle varie trattative che l'unica volontà che si sarebbe realizzata era quella ab origine decisa, cioè la morte di Moro, la uccisione in Italia di qualsiasi anelito di indipendenza e di libertà dal giogo legittimo probabilmente della Seconda Guerra Mondiale, cioè il controllo, la tutela del mondo anglo-americano sulla nostra penisola. Questo è ora che gli italiani lo sappiano, lo dicano e lo sentano anche quando vanno a votare. Perché per esempio votare qualcuno che non riconosca il fatto che l'unica possibile politica che può essere fatta in Italia è la politica della colonia, cioè del dire io questo non lo posso fare perché me lo impone Davos, questo non lo posso fare perché me lo impone la von der Leyen, che a sua volta è mandata dal mondo anglo-americano, direi anglo-ebraico. E quindi se gli italiani sapessero tutto questo e riuscissero a fare uno più uno, probabilmente non si divertirebbero più tanto in campagna elettorale, né noi né i politici. Però evidentemente questo ancora non è così chiaro. Quindi l'invito mio è: chiaritevi le idee con un evento di portata storica che noi riusciamo a distribuire con questa... Adesso ci arriviamo. Ce la teniamo per ultima questa, così rimane più impressa. Ecco, però appunto volevo farti la domanda delle domande, ma mi hai già in parte risposto, perché ricordiamo che Moro era l'uomo del compromesso storico, quindi di questo grande progetto di un governo di larghe intese, no? Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Ma era l'uomo anche delle 500 lire, era l'uomo dell'autonomia economica, era l'uomo che aveva fatto una legge nel 1966 per cui il Ministero del Tesoro poteva stampare banconote per finanziare opere pubbliche, era l'uomo dell'autonomia energetica. Quindi
è probabilmente, anzi direi certamente, questo insieme di elementi che avrebbe portato l'Italia fuori da quel controllo che tanto caro naturalmente all'asse anglo-americano, e quindi Moro diventava una pedina troppo pericolosa da lasciar circolare indisturbato. Sì, tu pensa se Moro fosse diventato presidente della Repubblica con la sua onestà, con la sua innocenza, come la avrebbe dovuto farlo, no? Era sì, probabilmente sarebbe predicato. Sì, 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 esatto, sarebbe stato lui e non Pertini, tant'è che noi finiamo il film con un discorso immaginario di Moro da presidente della Repubblica che non è mai stato. Quindi Moro da presidente della Repubblica, con l'innocenza e con la grande visione strategica che lo contraddistingueva, probabilmente avrebbe tentato di realizzare quella sorta di sogno che si poteva esprimere e si esprimeva al tempo con la proposizione le convergenze parallele, che sembra un controsenso e che alcuni hanno definito la possibilità di travasare i comunisti tra i cristiani o i cristiani tra i comunisti. In realtà, voglio dire, le convergenze parallele possono esistere solo in una prospettiva, cioè in una visione ottica. Tu pensa il binario di un treno, il binario di un treno è fatto da due linee ferrate che sono che devono essere parallele, altrimenti il treno deraglia. Però visti in prospettiva, il binario mostra una convergenza. La convergenza non è altro che questo, cioè responsabilizzare entrambe le forze politiche del tempo, quella di sinistra e quella della Democrazia Cristiana, affinché la democrazia, compiendosi con la responsabilità di entrambe, potesse spezzare il gesso che era rappresentato da Yalta, in cui la Democrazia Cristiana doveva essere sempre al governo e sempre portavoce degli Stati Uniti, e il Partito Comunista doveva essere sempre all'opposizione, sempre portavoce dell'Unione Sovietica. Ecco perché la morte di Moro è voluta da tutto il consesso internazionale, perché a nessuno, né all'est né all'ovest, andava a genio, andava bene che l'Italia, spezzando questo gesso, magari con la prosecuzione della politica di Mattei nell'energia, magari con la politica appunto che era anche propria di Kennedy, cioè quella della moneta svincolata nel valore di signoraggio dalla banca di riferimento, la Banca d'Italia in questo caso, per tutto questo e tanto altro, rappresentato proprio dall'innocenza politica, direi, proprio di Moro, che era un uomo dagli altissimi valori etici e morali, per tutto questo Moro naturalmente non poteva sopravvivere, proprio perché la ragion di Stato per l'Italia prevede, naturalmente è una ragione di sovrastato, prevede che l'Italia sia mantenuta in questa cupola di controllo da parte del mondo anglo-americano, ovviamente anglo-ebraico, è chiaro questo? Certo. E quindi questo deve permanere, a tutt'oggi deve permanere, non è un caso che dopo Mani Pulite, a me dispiace molto perché ogni tanto incontro qualcuno che mi dice: io ero all'Hotel Raphael a lanciare le monetine a Craxi. A Craxi, ecco, sì. Ti sarai accorto, e oramai si sono accorti tutti, che esattamente come le Brigate Rosse al tempo, anche il popolo italiano fu strumentalizzato al tempo di Mani Pulite, cioè quella radere al suolo l'intera classe dirigente italiana preludeva al fatto di portare dentro gli intrattenitori, cioè coloro che in alcun modo, né per morale, né per statura politica, né per altro, potevano opporsi al progetto Italia previsto e che oggi si sta realizzando molto velocemente. Anzi, direi che un partito tra questi è proprio quello cui è demandato il compito di realizzare oggi l'agenda, e che è il partito che, guarda caso, è uscito indenne da Mani Pulite. Poi si è trasformato, si è sviluppato, si è rifatto, diciamo, una verginità, e oggi si presenta come il vero pervertitore dell'antropologia italiana, cioè il popolo italiano che sta cominciando a conoscere nuovi parametri addirittura umani, nuovi parametri psicologici, mentali, culturali, e questo in gran parte lo dobbiamo al fatto che un partito tra questi ha preso il testimone per
dare la stretta finale che in Italia si sta realizzando ad una velocità impressionante. Guardarsi sempre dai buoni, da coloro che vengono definiti e selezionati come buoni, perché ad essi è affidato il compito di distruggere senza che nessuno se ne accorga. E difatti Moro non era considerato un buono, Moro era considerato come l'uomo della struttura delle multinazionali, del sistema delle multinazionali. Cioè, voglio dire, i brigatisti condannano Moro perché lo ritengono il centro di tutti i mali d'Italia. Quindi guardarsi dai buoni, e magari quando vai a verificare che la figura di Moro era una figura altamente etica, altamente strutturata dal punto di vista politico, ti rendi conto di come coloro che vengono additati sempre per strategia politica. Senti, ma perché un ragazzo di 20 anni oggi dovrebbe appassionarsi di una vicenda come quella di Moro, al di là dell'aspetto, così, della cultura generale, del conoscere la storia del proprio paese? Cioè, quali sono gli addentellati nella contemporaneità che questa vicenda tragica ha lasciato? Il tuo film un po' li fa intuire, direi. Sì, sì, e io da questi escluderei completamente la cultura generale, perché tanto, guarda, come dicevo poc'anzi, la cultura generale è in mano a questi buoni vincitori della storia, che naturalmente si troveranno con un pugno di cenere in mano. L'importante è che noi non siamo e i nostri giovani non facciano parte di quel pugno di cenere. Quindi non è tanto una questione di cultura generale, perché io ti dico, noi abbiamo proiettato questo film anche per le scuole, e non è che ai ragazzi li tieni fermi per 2 ore, un gruppo di 400 ragazzi, una sala piena, non li tieni fermi e interessati per una questione di cultura generale, li tieni fermi e interessati se loro intravedono una storia vera, una storia drammatica, una storia che non conoscono, una storia che è imprevedibile sia per i nostri genitori che hanno vissuto quell'epoca, ma anche per i ragazzi di oggi, perché capiscono che la verità è una membrana sottilissima e che quindi ogni piccolo errore, ogni piccolo inciampo può devastarla e deturparla per sempre. Quindi loro di questa storia apprezzano il fatto che comprendono che è una storia che, come una membrana sottile, è fatta delicatamente di poche cose vere, stabili. Questo film intende dare ai nostri ragazzi, non a caso comincia e finisce con dei giovani questo film, cioè all'inizio i giovani che vengono intervistati davanti a una scuola che nulla sanno di Moro, e alla fine questi giovani che assistono a questo discorso immaginario di Moro, che è scritto proprio per loro. Quindi tendono a dare una risposta che non è quelle che si danno in politica oggi, che si buttano nel banco dei formaggi, ma è una risposta più stabile per la quale ogni giovane, ogni ragazzo, come ogni adulto, deve cercare in se stesso, prima ancora che nel potere politico, nella delega, a qualsiasi altra cosa, deve cercare in se stesso l'adesione alla verità e cominciare a considerarlo un valore assoluto, perché Moro negli ultimi istanti della sua vita capisce come l'unico valore assoluto che dà un senso alla sua vita, a tutta la sua vita e alla sua morte, è l'aver aderito alla verità. Noi questo ce lo scordiamo perché la nostra società è troppo rumorosa, siamo troppo affannati in mezzo a miliardi di cose che non servono a nulla. Eppure, se ognuno di noi si mettesse nella logica di Aldo Moro in quegli ultimi istanti, capirebbe come prima o dopo ognuno di noi sarà stretto nella morsa di vero e falso, mentire o non mentire, essere secondo giustizia o non essere. Non ci sono alternative. O sei secondo verità o secondo giustizia, o la vita prima o poi ti crolla come un castello di carte. E stare in cima a un castello di carte che crolla non è piacevole per nessuno. Tant'è vero che oggi giovani e meno giovani sono tutti alla disperazione, perché la nostra vita dagli anni 80 in poi è stata la nostra vita sociale, dico culturale, politica, pubblica, è stata una continua, collettiva, una continua negazione della verità.
una continua cancellazione delle evidenze. Quindi quando tu cominci a cancellare la base, cancella, 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 non abbiamo più la piattaforma fondamentale. La nostra nazione, che è una nazione senza Stato, come io dico nel film, è una nazione che non è più basata su un fondamento solido. Tant'è vero che la politica, la televisione, l'informazione, la saggistica, la storia sono fondate oggi sull'intrattenimento, cioè sul raccontare a un certo ritmo e a un certo frastuono di sottofondo, raccontare delle storie che intrattengano il popolo in attesa che al popolo venga dato il colpo di grazia. Questa è un'analisi, secondo me, abbastanza spietata, che però va fatta, perché tu non potresti spiegarti come mai certe mezze figure imperversano nel mondo politico da decenni o nel mondo del giornalismo, consistendo in veri e propri gatekeeper, cioè stanno lì a presidiare la menzogna. Certo. Non puoi capacitarti di come queste carriere siano fiorite, se non nel senso che devono fiorire per tutelare la menzogna della ragion di Stato. La differenza fra realtà e racconto della realtà. Io a questo punto starei ad ascoltarti. Tra l'altro, ecco, una cosa l'ho detta nel fuori onda, la dico anche adesso, il finale del film, che naturalmente non vogliamo anticipare in alcun modo, è veramente toccante. Io questo film l'ho visto 3 volte e vi garantisco che quando si arriva lì la lacrima scende sempre, e non per un artificio, non per uno spettacolo, ma perché quelle parole, che tra l'altro sembrano veramente pronunciate da Moro, che lui rivolge ai giovani fuoriuscendo da quel televisorino Indesit degli anni 70, colpiscono al cuore. È davvero un finale straordinario ed è bello gustarselo dopo aver visto tutto il film e dopo aver seguito tutta la storia. Bene, siamo giunti alla fine, quindi eccoci qui, raccontiamo, descriviamo bene come vedere questo film, come acquistarlo, come poterlo gustare. Io metto in sovraimpressione intanto l'indirizzo del sito, così è chiaro, www.nonesenzaaccentouncasomoro.com, ma lascio a te naturalmente il compito di darci tutte le indicazioni. Sì, la distribuzione è molto semplice, perché come tu puoi immaginare qualsiasi distribuzione a cui noi abbiamo tentato poi di avvicinarci ci ha dato il 2 di picche. Con la chiara intenzione, tra l'altro, quelli che invece potevano pervenire ad un accordo con uno scopo solo, che era quello che ci è stato proprio dichiarato, di mettere il film nel cassetto. Quindi se ce lo avessero comprato lo avrebbero messo in un cassetto, per cui era chiaro che la nostra distribuzione, io non me ne lamento mai, anzi sono sempre molto contento, orgoglioso di questo, cioè la nostra distribuzione è rivolta solamente alle persone che dentro di sé sanno che possono far fruttare quello che vedranno. Quindi semplicemente nel sito voi potete acquistare o noleggiare la visione. Io consiglio sempre di acquistare questa, che è la chiavetta USB, che si apre così, se no poi mi chiedono come funziona. E anche perché è un oggetto che tenete in casa e saprete che rispetto all'online nessuno ve lo potrà togliere dal cassetto. Dopodiché stiamo sempre di più proponendoci nelle sale, nei cinema. Spero che il 9 maggio riusciremo a fare qualcosa di importante anche a Roma. E quindi se siete interessati, che naturalmente avete visto il film e quindi sapete di cosa si tratta, e siete interessati a realizzare una proiezione in un cinema nella vostra città, io credo che questa sia sempre più la sede più giusta per guardare il film, perché guardarlo in un consesso dove ci sono magari 100, 200, 300 persone insieme, e poi magari con un dibattito finale, in cui di solito vado molto volentieri, veramente cambia le carte in tavola interiori di ogni persona. Io questo l'ho visto in tutte le città dove sono stato, e ci ringraziano infinitamente, anche perché poi quando diciamo delle cose in un dibattito è chiaro che questo film, cioè alla fine questo film è chiaramente un film che serve a oggi, cioè non è uno schiribizzo
un gioco, uno scherzo storiografico, per cui ci siamo presi 2 anni e mezzo della nostra vita per raccontare un pezzo di storia, di cultura generale. Non è affatto così. Questo è un film che potentemente serve gli adulti o i ragazzi di oggi, perché dà loro un background, come si direbbe, uno strumento di fondo per leggere tutto quello che è capitato, sta capitando e capiterà. Io di questo sono convintissimo. Quindi il mio consiglio è, oltre che naturalmente vederlo nel modo che preferite, è, se riuscite, organizziamo insieme, naturalmente con l'aiuto di chi si trova nella città, una visione al cinema, perché questo è il destino finale di questo film. Dovrà essere guardato da moltitudini di persone che prenderanno coscienza insieme del momento storico in cui siamo calati per destino. Faccio una piccola provocazione proprio sul finale. Non è che se questo film, come sembra, perché ormai sono quasi 2 anni che è uscito, non è che se questo film comincia a girare un po' troppo, qualcuno potrebbe averne a male? Ma sicuramente, guarda, io ti dico, sono ripassato nei luoghi di dove abbiamo girato le scene di Via Caetani, di Via dei Falegnami, eccetera, eccetera, e già ho notato 2 cose cambiate. Per esempio, in Via Caetani, sotto la lapide di Moro, io non potrei più girare la scena che ho girato dell'Areno 4. Perché? Perché sono stati messi dei pioli di cemento a recintare la zona. Se tu passi per Roma, vai a vedere che cosa hanno fatto in Via Caetani da un anno a questa parte. È insensato. Dopo 45 anni, sì, non c'è altro senso se non quello di dire: ok, adesso una scena come quella non si gira più. È un piccolo segnale, per cui è chiaro che dove questo film si doveva conoscere, si conosce. D'altronde, guarda, io non ho paura di nulla, neanche Paolo, perché poi l'opera, una volta che tu l'hai realizzata, l'opera ha una sua vita che è indipendente da noi che l'abbiamo realizzata. Noi possiamo aver messo una dose di impudenza, imprudenza, o altrimenti detto coraggio, o una vis, un anelito verso la verità, però poi l'opera rimane quella che è lì, è lei da sola, quindi se ve la volete prendere, prendetevela con l'onorevole Signorile, se ci riuscite, che ha confermato tutta l'ipotesi strutturale dell'inchiesta di Paolo, o con Monsignor Fabio Fabbri, o con Tina Anselmi, prendetevela con loro se ci riuscite. Siccome non ci riescono, la ricetta sarà quella di silenziare il più possibile il film. Dobbiamo opporci in tutti i modi. Io ti ringrazio davvero tanto di questa chiacchierata, della tua disponibilità. Grazie. Confermo veramente, Tommaso è una persona molto disponibile, oltre che direi molto profonda, e dotato di una capacità analitica rara, quindi davvero, se vi capita, al di là del film che è bellissimo, andate alle proiezioni, perché poi partecipare al dibattito pubblico è un'esperienza, soprattutto se siete giovani, è importante, molto importante. Non è un film noioso, ve lo garantisco, è un film che tiene incollati alla poltrona, al divano, alla sedia, quello che è, per più di 2 ore, e non vi staccate da lì. È straordinario questo film, lo dico proprio col cuore. Tommaso, grazie davvero di essere stato con noi, grazie di questa chiacchierata. E a tutti voi vi rimando a domenica prossima. Grazie, buona serata. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.